Ora l'arte da mare legga ciò, e fatto esperto ami con stile. Per arte le navi veloci corrono a vela, e coi remi per arte i cocchi leggeri, e con arte deve essere guidato amore. Quest'amore è selvaggio e spesso si ribella a me, ma è un fanciullo di tenera età facile da guidare. Non io, o Apollo, mentirò dicendo che tu mi hai dato queste arti, che il canto di un uccello in volo mi ha ispirato, né che mi sono apparse Clio con le sue sorelle mentre custodivo greggi nelle tue valli, o Ascara. L'esperienza mi guida. Seguite il poeta esperto. Canterò cose vere e tu, madre d'amore, favorisci l'impresa. Via le tenui bende insegne del pudore ed ogni stola lunga a coprire fino a mezzo il piede. Noi cantiamo amori certi e piaceri furtivi leciti. Nessun crimine ci sarà nel mio carne. All'inizio, tu che militi per la prima volta in un esercito nuovo, devi adoperarti a trovare un oggetto d'amore. La seconda fatica è pregare la ragazza scelta e la terza che l'amore duri per lungo tempo. Questo è l'argomento. Quest'area percorrerà il nostro carro, questa sarà la meta della corsa. Finché ti sarà lecito e dovunque potrai andare libero a briglie sciolte, scegli la donna cui tu possa dire: a me piaci tu sola. Ella ai tuoi piedi non ti verrà a cadere come dal cielo, la fanciulla adatta devi cercarla coi tuoi occhi. Il cacciatore sa dove tendere la rete ai cervi, sa in quale valle dimora l'ispido cinghiale. Chi cerca uccelli ben conosce i rami, chi getta l'amo ben conosce le acque dove nuotano le folle di pesci. Ed anche tu, che cerchi materia per un amore duraturo, impara quale sia il luogo che frequenta la ragazza. Ma mi sembra un'iniziativa bellissima, per me non è la prima volta, sono venuto già l'anno scorso a leggere Ovidio. Beh, la città che gli ha dato i Natali, un liceo che avvicina i giovani ad una letteratura che a torto è sempre considerata barbosa, vecchia, finita, lontana e che noi con una lettura cerchiamo di in qualche modo di avvicinare a noi per far capire che bene o male gli anni, i 2000 anni, tra quel periodo e adesso si sono molto accorciati, siamo le stesse persone. È una bellissima cittadina storica con un meraviglioso teatro dove ho avuto la fortuna di venire a recitare tantissime volte, da ultimo proprio la scorsa stagione con uno spettacolo molto bello che ha in parte anche prodotto, quindi diciamo che sono legato a doppio filo.